Buongiorno a tutti, sono Cristo Danzanti, referente per orientamento dell'Università dell'Aquila e do il benvenuto a tutti quanti i partecipanti a questa sessione di orientamento aperta alle famiglie, denominata Porte Aperte, che oramai è giunta alla quarta edizione. E le raccomandazioni per chi dovesse rifar riprendere i minori in camera e quindi per partecipare alla diretta sulla piattaforma Cisco Webex è di evitare di accendere la telecamera quando si è in presenza di minori. Potete prendere visione del regolamento per la privacy sul sito Univars.it. E ovviamente vi auguriamo un buon ascolto. Io passo immediatamente la parola al rettore, professore Edoardo Alessi, per un breve saluto. Grazie Francesco, grazie a tutti i colleghi. Cari ragazzi, cari familiari, è con vero piacere che vi porto i saluti dell'Università degli Studi dell'Aquila in occasione di questa quarta edizione di Porte Aperte che vi è dedicata. Durante questi 2 giorni, che si svolgerà in modalità telematica grazie all'efficienza del nostro team informatico, potrete assistere alla presentazione della nostra ampia offerta formativa, organizzata su base dipartimentale, con i relativi sbocchi professionali e i servizi che vi saranno offerti. Avrete anche modo di conoscere i nostri bravissimi docenti e il personale dell'università e potrete assistere a simulazioni di lezioni su specifici argomenti di competenza dei vari dipartimenti. Cercheremo inoltre di illustrarvi al meglio le modalità con cui si svolgerà la didattica per il prossimo anno accademico, a questo teniamo molto oggi, nel rispetto di 3 principi generali che l'Università dell'Aquila ha deciso di adottare e di rispettare, ossia la massima attenzione alla sicurezza e alla salute dei nostri allievi e dei nostri dipendenti. Il valore insostituibile della presenza di studenti e studentesse in questa università, in questa città, e la tutela del diritto allo studio in tutte le forme in cui si renderà necessaria. In questa ottica cercheremo di garantire a tutti i nostri allievi, alle matricole, ma anche a chi è già iscritto, la maggior quantità possibile di didattica in presenza. Garantiremo comunque anche didattica online per eventuali emergenze che nessuno al momento può escludere, e per coloro che per motivi oggettivi ne avessero necessità. Per venire incontro agli studenti e alle loro famiglie in un momento particolarmente difficile, ridurremo in maniera significativa le tasse universitarie per il prossimo anno accademico e cercheremo di rendere migliore il trasporto pubblico, la residenzialità e il servizio mensa, interagendo con il comune, con la regione e con l'azienda per il diritto allo studio. Infine, metteremo a disposizione di tutti gli studenti un'app innovativa da scaricare sul telefonino che consentirà di monitorare le presenze nei vari luoghi dell'Ateneo per garantire la sicurezza, ma anche per facilitare l'accesso tramite prenotazione agli spazi contingentati ed inoltre per fruire di una gamma ampia di servizi essenziali. Non voglio andare oltre, non voglio rubare altro tempo. Con questo vi lascio, con un saluto affettuoso, ma anche con l'augurio di vedervi presso Univac. Il prossimo autunno spero di conoscervi. Buon porte aperte ad Univac, a tutti. Ringrazio il rettore per il messaggio inviato, insomma, ai nostri ragazzi che stanno ascoltando la presentazione e cedo la parola al direttore del Dipartimento d'ISIM, il professor Guido Proietti. Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio il magnifico rettore per il saluto che ha voluto rivolgere a tutti i nostri ospiti, che ovviamente saluto anch'io calorosamente. Ovviamente oggi per noi è un giorno importante perché abbiamo l'occasione di non solo di rivolgervi un saluto, ma anche di dimostrarvi e di dimostrarvi che in questo tempo non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato alacremente, intensamente per arrivare a potervi offrire un'offerta didattica che sia all'altezza delle aspettative di tutti gli studenti che verranno. L'università è un'istituzione, è fatta di luoghi fisici ed è fatta di persone, soprattutto di persone. E quando parlo di persone, ovviamente rivolgo il mio pensiero al fatto che è fatta soprattutto di studenti e di aspettative delle loro famiglie, di sogni per il futuro.
E questi, diciamo, sono esattamente quelli che noi teniamo in conto, i sogni delle studentesse e degli studenti, e li vogliamo realizzare, le loro aspettative professionali, la loro volontà di conoscere e di crescere da un punto di vista culturale. I dipartimenti all'interno dell'università svolgono esattamente questo ruolo. Sono luoghi di aggregazione, sono luoghi dove i docenti incontrano gli studenti e le studentesse, interagiscono, trasmettono conoscenza, la ricevono anche dagli studenti la conoscenza ai docenti. E quindi c'è questa, come si dice, cross-fertilization, questa, diciamo, interazione tra i docenti e gli studenti che aiuta a far progredire la conoscenza non soltanto degli studenti ma anche dei docenti. Quindi questo, diciamo, è un elemento importante che noi, come dire, coltiviamo proprio perché il rapporto quotidiano con le studentesse e gli studenti consente poi al sistema di evolvere. Chiaramente, si potrebbe pensare che in questi tempi che corrono, in cui la distanza fisica che ci è stata imposta ha diminuito la capacità di interazione, si potrebbe pensare che questo, come dire, ha giocato un ruolo negativo per il ruolo che i dipartimenti hanno all'interno del sistema formativo. Effettivamente inizialmente è stato così, ma abbiamo reagito prontamente. Abbiamo reagito prontamente e oggi, anche se non ci possiamo effettivamente guardare negli occhi come vorremmo, siamo comunque in una situazione in cui li possiamo assicurare che nel prossimo mese di settembre, laddove non incorrano, per così dire, cause di forza maggiore, noi saremo in grado di far ripartire la didattica in presenza. E questo, secondo noi, è un elemento cruciale. Per quanto riguarda gli aspetti, per così dire, disciplinari, io sono il direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze della Formazione, scusate, dell'Informazione e Matematica, e come potete immaginare dal nome del mio dipartimento emerge quelle che sono poi le tre colonne portanti della nostra, diciamo, missione disciplinare, ovvero sia la matematica, l'informatica e diciamo, l'ingegneria dell'informazione. Sono le tre colonne portanti delle nuove tecnologie. Chiaramente esse si interconnettono tra di loro generando conoscenza e ovviamente quello che noi miriamo a presentarvi stamattina è un quadro complessivo di quella che è la nostra offerta formativa. Quindi sostanzialmente avrete l'occasione di conoscere i nostri docenti e i nostri corsi di studio. Io ovviamente quello che mi auguro è che questo incontro per voi sia stimolante e vi aiuti a scegliere consapevolmente il corso di studio al quale vi immatricolerete, perché è importante in questo momento sapere che noi ci siamo e vi seguiremo come avremmo fatto lo scorso anno. Quindi, dal nostro punto di vista, nulla è cambiato, siamo pronti a ripartire. Quindi, quello che vi auguro è di trovare dentro di voi la consapevolezza e la forza che l'università vi accoglierà a braccia aperte, e ovviamente vi auguro di poter cogliere questa mattina tutti quegli elementi di giudizio che vi serviranno poi per fare una scelta consapevole. Ringrazio tutti i colleghi per essersi appunto adoperati per preparare questa giornata e vi auguro una buona partecipazione a tutti. Perfetto, adesso cediamo la parola ai padroni di casa, al professor Leonetti e al professor Di Ruscio, che gestiranno come moderatori la mattinata del Dipartimento appunto di Scienze Informatiche. E vi saluto, io con questo sono a disposizione per qualunque domanda durante gli interventi e lascio diciamo, le chiavi di casa ai padroni di casa, il professor Di Ruscio e il professor Leonetti. Prego.
Grazie, mi presento, sono Francesco Leonetti, il delegato del Dipartimento d'ISIM all'orientamento. Ricordo brevemente com'è strutturata questa prima parte della mattinata del nostro Dipartimento. Avremo la presentazione dei corsi di laurea, corso di laurea in matematica, corso di laurea in informatica, corso di laurea in ingegneria dell'informazione, corso di laurea in data science applicata. E, raccoglieremo le domande e nella seconda parte ci saranno le risposte a queste domande. E, per cui adesso do subito la parola alla collega Anna Guerrieri che ci presenterà il corso di laurea in matematica. Prego, Anna. Buongiorno, io sono appunto Anna Guerrieri, una docente del corso di laurea in matematica e mi occupo anche dell'orientamento proprio per il corso di laurea. Quindi parto con la presentazione. Mi riallaccio alle parole del direttore del nostro dipartimento quando parlava delle colonne portanti del DISIM, l'informazione, l'ingegneria dell'informazione, l'informatica e la matematica. La matematica naturalmente è pervasiva nei nostri corsi di laurea. Nella seconda parte dell'introduzione vedrete tutti i presidenti di corsi di laurea, quindi avrete un'entrata anche più diretta su degli aspetti più precisi e tecnici, ma io intendo partire parlandovi proprio della matematica perché chiunque si iscriverà ai nostri corsi di laurea la ritroverà, no? Quindi, perché la ritroverà? Proprio perché è strutturata secondo un pensiero logico e secondo un pensiero che analizza la struttura della realtà per creare, riconoscere prima di tutto e poi creare dei modelli su cui poter intervenire. E in particolare la ritroverete ovunque si parli di organizzazione e gestione dei dati. In questo periodo l'avete visto, lo abbiamo tutti visto con grande chiarezza cosa significa interpretazione e gestione dei dati per quello che ha riguardato l'emergenza Covid che abbiamo tutti vissuto, ma anche ovviamente matematica nella costruzione degli algoritmi, nella soluzione delle equazioni e poi per i matematici più internamente in tutto quello che significa dimostrare e fare ricerca sulle strutture della matematica. Cito in fondo il tema della formazione perché è un tema molto etico e molto importante su cui il nostro corso di laurea sta investendo, cioè investiamo su quello che significa saper comunicare la scienza e la matematica e saper formare chi poi andrà a insegnare matematica. Mai come ora è il tema attuale, visto che per avere una società democratica in grado di decidere e di scegliere sulla base di quello che accade nel reale, è importante comprendere i dati matematici. La matematica si fa assieme, molto più in gruppo di quello che si immagina. Infatti, ho voluto mettervi il logo dell'Unione Matematica Italiana, che sta promuovendo una serie di azioni culturali piuttosto importanti che potete vedere online, anche tramite un sito che vi suggerisco per le vostre scelte, per la vostra cultura, che si chiama MadMaths. Io vedo apparire ora delle domande, però penso che poi verranno rivolte alla fine, quindi procedo per ora, insomma, alla fine della presentazione. Vorrei che per tutti noi la matematica non fosse qualcosa di scisso, ma in genere la tecnologia, di scisso da quella che è l'altra area creativa dell'umanità, che è l'area artistica e umanistica. E quindi vi ho portato due citazioni, una di Victor Hugo, un letterato, uno scrittore, e l'altra di John von Neumann, un matematico. E anche di più. La prima, l'anima dell'uomo, ha tre chiavi che aprono tutto: la cifra, la lettera, la nota. E l'altra, se le persone credono che la matematica non sia semplice, è soltanto perché non si rendono conto di quanto la vita sia complicata. Richiamando quello che diceva Guido, il nostro direttore, il mio augurio, ma è quello che realmente è, che sono i nostri corsi di laurea, non solo quello di matematica. Si aprono delle porte e si intravedono oltre delle porte aperte ancora altre porte in un percorso di conoscenza. Dunque, pensare matematicamente significa voler comprendere la realtà, fare previsioni che permettano di trasformare la realtà.
E questo lo si fa da matematici e da matematiche, sia quando si lavora sulla matematica applicata, e quello può sembrare più naturale, più ovvio, ma anche quando si lavora molto in astratto. Perché anche sulle strutture astratte poi ci sono applicazioni imprevedibili nel reale. Quello che è interessante della matematica è la ricerca della stabilità nelle strutture che si studiano, la ricerca della dimostrazione che ci garantisca che qualcosa resti così per sempre. Questo non evita gli errori, i matematici degli errori fanno, diciamo, un'arte, perché l'errore permette di aprire ancora ulteriori porte nuove. Qualche dato più concreto, vi ho portato i dati di Alma Laurea, rapporto 2019, e questi sono i dati che riguardano sia i laureati triennali che i laureati magistrali. Io mi concentro sul terzo disco di entrambi, cioè il gradimento che gli studenti che si iscrivono alla triennale, che scelgono matematica, esprimono poi alla fine, cioè circa l'80% dei triennali, l'84% circa dei magistrali sono soddisfatti della propria scelta. Sul lavoro ho voluto darvi, sempre grazie ad Alma Laurea, i dati a un anno e a 5 anni dopo la magistrale, perché poi, come vedremo, chi si iscrive al corso di laurea matematica in genere tende a iscriversi anche a una magistrale collegata. E a un anno sono occupati l'88,5% e a 5 anni il 90,2%. Quest'ultimo dato, quest'ultimo umile dato, è molto interessante perché ci dice anche che chi lavora, lavora ampiamente usando le competenze apprese nell'università, e questo non è poco in questo istante. Ma veniamo rapidamente alla matematica all'Aquila. Abbiamo una laurea triennale e ben 3 lauree magistrali. Questo è qualcosa a cui teniamo molto, perché la parola centrale della matematica all'Aquila è multidisciplinarietà, e questo si declina in queste 3 magistrali, la magistrale principale di matematica, quella di ingegneria matematica e quella di modellistica matematica. La triennale, il nostro 3, naturalmente deve costruire le basi del nostro sapere e del gusto matematico, quindi algebra, analisi, geometria, analisi numerica, fisica, fisica matematica, probabilità, con un terzo anno che già lascia più libertà allo studente. Questa libertà sarà un fattore chiave che poi ritroveremo nella magistrale di matematica. Ecco qui il dato: in genere, non solo all'Aquila, il 90% degli studenti procede con una magistrale. È interessante quel 10% che entra subito nel mondo del lavoro, e è interessante anche sapere che va soprattutto a lavorare nel mondo del privato, e in generale tanti matematici lavorano nel mondo del privato. +2, abbiamo detto che abbiamo un +2 articolato, e ci tengo a presentarlo in questa prima fase di orientamento, perché secondo me per degli studenti che entrano serve conoscere l'orizzonte vasto, quindi quello che va verso il futuro. E naturalmente nel +2 di matematica completiamo, approfondiamo le competenze che erano state acquisite di base, con una grande attenzione a quelli che sono i trending topics attuali della matematica. E quello che viene fatto nella nostra magistrale è finanza, big data, crittografia, epidemiologia, problemi di traffico e trasporto, investimento sulla formazione, sulla didattica e sulla comunicazione. E su questo, ripeto, è qualcosa di innovativo che abbiamo avviato in questi anni, un lavoro che ci porta a riflettere come matematici dove è tutto il nostro investimento etico rispetto alla società. Una società democratica deve sapere come interpretare i dati del Covid, ma anche i dati di tanto altro, per poter decidere cosa è bene e cosa è male per i propri cittadini. Qui i matematici, come abbiamo visto in questi mesi, hanno molto da dire e ci stanno. Il +2 di ingegneria matematica, qua entriamo nella varietà che viene offerto dal nostro corso di laurea. È offerto in inglese e ha 3 percorsi nel calcolo scientifico, e attualmente un nuovo percorso proprio sugli aspetti biomedici e in particolare sull'epidemiologia, percorso che parte quest'anno. Cosa si intende per calcolo scientifico avanzato? Va pensato con queste 3 parole chiave, diciamo, 4 parole chiave: progettazione, sviluppo, analisi e implementazione di algoritmi
per la risoluzione di problemi e modelli matematici nel discreto e nel continuo. Qua entriamo nel regno dell'internazionalizzazione del nostro corso di laurea, tanto è vero che siamo collegati al consorzio Intermaths con sedi partner Svezia, Repubblica Ceca, Polonia e Ucraina, cosa che permette a studenti di venire dall'estero e ai nostri studenti di andare fuori. Mi sembra particolarmente importante, visto che in questo istante il mondo del lavoro richiede persone capaci di interpretare non soltanto il proprio paese, ma anche il mondo globalmente. Il secondo, la terza laurea magistrale in matematica è quella in modellistica matematica, anche questa collegata a un programma di eccellenza Erasmus Mundus MathMods. È una laurea interateneo che prevede proprio dei soggiorni all'estero, in particolare nelle nostre sedi partner in Germania, in Austria, in Francia, Amburgo, Vienna e Nizza. La descriviamo al meglio qui, se andiamo a descrivere che tipo di curricula individuiamo qua all'interno. Quelli di ottimizzazione con applicazione all'industria manifatturiera, modelli in scienze sociali, fluidodinamica computazionale, sistemi complessi, modellistica dei mercati finanziari. Quindi abbiamo tre magistrali. Nella prima, quella di matematica, abbiamo fatto la scelta di permettere agli studenti di individuare il proprio curricula, quindi di costruire in maniera creativa un curriculum che permette di intersecare sia l'astrazione che l'applicazione. Gli altri due magistrali hanno un riflesso sul mondo del lavoro molto diretto collegato alla modellistica e all'ingegneria. Perché a Univac? Io in questo istante ho i vostri volti che mi nascondono le slides, ma qua c'è scritto perché Univac, ma perché il rapporto docenti-studenti è ottimale, ve lo diremo in tanti questo, però è realmente così. Perché come avete visto abbiamo un ricco programma di relazioni internazionali, perché abbiamo una ricerca scientifica dei nostri docenti all'avanguardia e non ultimo mi piace citare il GSSI, cioè la scuola di eccellenza di dottorato internazionale che permette uno scambio culturale molto attivo. Ancora perché è Univac e perché matematica, vi sono borse di studio dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, abbiamo investito sui nostri studenti con un sistema di tutorato e potenziamento con il peer tutoring e poi abbiamo creato un sistema insieme all'Ateneo di particolare attenzione per gli studenti con disturbi di apprendimento e disabilità. Investiamo in seminari culturali per i nostri studenti e sui social media per i nostri studenti. Chiudo, perché credo di essere arrivata alla fine, con una frase importante della vicepresidente dell'European Mathematical Society. Credo che la matematica sia ancora una volta una risorsa per la ripresa di cui il pianeta ha bisogno. Abbiamo gli strumenti, il rigore, la disciplina e il linguaggio. Occorre solo che spingiamo un po' più avanti la nostra immaginazione. Ecco i nostri dati e con questo vi lascio, spero di non aver rubato troppo tempo, ho messo anche i dati del professor Marco Di Francesco che vedrete in seguito, referente rispetto alle lauree magistrali di ingegneria matematica e modellistica. Vi ringrazio e chiudo la mia condivisione. Grazie Anna, ringraziamo Anna, la collega Anna Guerrieri e diamo la parola al collega Davide Di Ruscio che ci illustrerà il corso di laurea in informatica. Prego Davide. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Vedete la mia condivisione? Immagino di sì, spero di sì. Sì, vediamo, grazie, vediamo. Okay. Allora, aspettate che non... Allora, sì, sono Davide Di Ruscio e sono docente di informatica del Dipartimento di Ingegneria, Scienze di Formazione e Matematica e in questo mio breve intervento volevo dare delle buone ragioni per studiare informatica e spiegarvi, illustrarvi perché ha senso studiare informatica da noi all'Abbio. Quindi, primo messaggio, perché informatica? Diciamo che anche per dire dell'esperienza che stiamo vivendo,
diciamo, durante l'emergenza, stiamo capendo ancora di più quanto il software ormai pervade tutte le attività umane. E, ormai il software fa parte di qualsiasi, è ovunque, quindi qualsiasi dispositivo, da più semplice a più complicato, ha comunque una componente software più o meno complessa che qualcuno deve progettare, che qualcuno deve sviluppare. E quindi in un contesto appunto in cui c'è molta incertezza sotto diversi punti di vista, quello che possiamo dire è che comunque una certezza ce la possiamo permettere, possiamo dire che l'informatica e le tecnologie dell'informazione sono il passato, ma sono il presente, ma sicuramente sono il futuro delle nostre, sono il nostro futuro. E perché? Perché comunque l'informatica fornisce uno strumento per affrontare le complessità, tant'è che l'informatica appunto è una disciplina che cerca di sostanzialmente, dato un problema, decomporre il problema in sottoproblemi e fornire una soluzione algoritmica che poi appunto andrà sviluppata con componenti software più o meno complessi. Una certezza anche perché abbiamo un'enorme richiesta del mercato del lavoro, e lo diciamo con cognizione di causa, noi facciamo veramente fatica a soddisfare tutte le richieste che ci vengono dalle aziende con le quali collaboriamo tutti i giorni. Giusto per citare qualche numero, per quanto riguarda la laurea triennale in informatica, il 72% dei nostri studenti inizia a lavorare già prima della laurea, il 28% trova lavoro entro 4 mesi dal conseguimento del titolo. Se poi ci spostiamo al discorso della laurea magistrale in informatica, vediamo che il 38% dei nostri studenti inizia a lavorare prima della laurea, del conseguimento del titolo, e il 62% trova lavoro entro i 3 mesi del conseguimento del titolo. Quindi diciamo, ci muoviamo appunto in un contesto in cui almeno ci possiamo permettere questa di dire che l'informatica appunto rivestirà un ruolo importante nelle nostre vite, e c'è una richiesta della figura dell'informatico. E quindi possiamo dire che non importa quale sia il problema, possiamo essere sicuri che il software e l'informatica sono parte della soluzione. Ma che cosa ti dà quindi l'informatica? Che cosa fa l'informatico? Che cosa farà appunto lo studente che consegue il titolo di informatico presso di noi? Beh, sicuramente avrà le capacità per risolvere problemi reali, e non stiamo parlando soltanto di scrivere del codice, eh? Il programmatore è una figura importante, però stiamo parlando di molto di più. Come detto prima, un problema reale deve essere decomposto in problemi più semplici. Prima di effettivamente scrivere, no? Arrivare alla scrittura del codice, c'è tutta una parte di progettazione e di definizione dei requisiti, eccetera, che poi è importante, va necessariamente effettuata. Come? Con gli aspetti metodologici che noi andiamo ad insegnare, insegniamo nei nostri corsi. E come lo facciamo? Andando a mettere sempre in interazione l'aspetto teorico con la pratica. I nostri corsi fondazionali, anche quelli fondazionali, ma non solo, sono comunque complementati da laboratorio, comunque da parte di hands-on, quindi in cui appunto lo studente mette, effettivamente si sporca le mani, però ecco, cercando di influenzare vicendevolmente l'aspetto teorico con quella pratica. E quindi il nostro studente avrà le capacità di prendere un problema, decomporlo, di capire qual è la soluzione e poi realizzarla effettivamente. Che cosa facciamo all'Aquila? Quindi che cosa, volendo dare qualche maggior dettaglio per quanto riguarda studiare informatica all'Aquila, vorrei appunto sviscerare questo aspetto andando a focalizzarmi su due punti: il punto della competenza e il punto della conoscenza. Allora, le competenze sono quelle che sono necessarie, no? Sono gli elementi necessari per entrare nel mercato del lavoro. Parliamo quindi di linguaggi, framework, piattaforme e così via. Queste però sono elementi molto labili, molto fluidi. Non sappiamo quale sarà il linguaggio di domani, il linguaggio che verrà la piattaforma di riferimento, che verrà utilizzata tra un anno, 2 anni, 3 anni, perché appunto inevitabilmente questi strumenti diventano vecchi, comunque c'è un ricambio molto veloce, no? E come affrontare questo problema? Beh, noi lo affrontiamo andando
a insegnare quello che è la conoscenza, cioè andiamo a fornire, quindi insegnare quegli strumenti e quelle basi fondazionali che permettono poi allo studente di superare le varie generazioni tecnologiche. E questo appunto è un aspetto molto importante. Quindi non si tratta soltanto di scrivere codice, ma si tratta di acquisire quelle capacità che permettono di sviluppare metodi automatici, quindi metodi che permettono sostanzialmente procedure e sistemi che permettono di automatizzare, per esempio, operazioni ripetitive, scrivere del software di qualità. Pensiamo appunto nei casi in cui stiamo parlando di sistemi critici, in cui appunto il software necessariamente deve soddisfare i requisiti di qualità. Pensiamo per esempio a un sistema frenante di un'automobile, in cui lì ci sono degli aspetti di tempo, no, di real time, che devono essere soddisfatti. Software che deve anche minimizzare i fallimenti, no? Quindi soprattutto in applicazioni cosiddette safety critical. Quindi il software ovviamente è una parte importante, ma c'è altro, e tutto questo che vi ho detto rappresenta elementi importanti che noi cerchiamo di affrontare con la dovuta accortezza nei nostri corsi di laurea. Quindi, in poche parole, insegniamo a gestire la complessità, insegniamo a gestire, quindi, a gestire problemi e dare una soluzione algoritmica a questi problemi. Come è organizzata? Quindi come è organizzata l'informatica all'arte? Quindi come diciamo, la maggior parte dei corsi di laurea parliamo di una laurea triennale, quindi 3 anni. Dopo il conseguimento della laurea triennale è possibile proseguire con la laurea magistrale, quindi altri 2 anni. Oppure noi abbiamo, quest'anno abbiamo la 12ª edizione di un Master in Mobile Web Technologies, un Master del primo livello, che significa appunto il laureato della triennale può decidere di seguire, quindi per un anno, il Master, e concluso il Master può decidere se lasciarci oppure se continuare con la laurea magistrale. Tutti gli esami che sono stati conseguiti durante il Master comunque vengono riconosciuti nel percorso della laurea magistrale. E poi ovviamente abbiamo anche un dottorato di ricerca in ICT, durata di 3 anni, e lo studente ha la possibilità di, in questo caso, andare ad approfondire aspetti e tematiche di punta, no? E di ricerca. Quindi, giusto per concludere, perché studiare informatica da noi? Abbiamo detto che ci sono superbe opportunità di lavoro. Un aspetto importante che poi è indipendente dal corso di laurea di informatica, ma è un consiglio che voglio dare veramente spassionatamente quando dovete andare a scegliere il corso di laurea, comunque l'Ateneo, no? È importante considerare il rapporto docenti-studenti. Noi siamo, soprattutto con gli studenti delle magistrali, conosciamo gli studenti per nome e cognome, quindi lo studente non è un numero, è una persona con la quale interagiamo abitualmente via email, via chat, ma questo pre-emergenza pre-Covid, perché appunto abbiamo dei numeri che ci permettono di sostenere questo tipo di interazione con lo studente. Le nostre lauree di informatica danno la possibilità di iscrivere all'ordine danno accesso all'iscrizione all'ordine degli ingegneri delle informazioni, e dando uno sguardo anche al giudizio che gli studenti hanno nei nostri confronti, con soddisfazione possiamo dire che più dell'82% degli studenti ha un giudizio decisamente positivo o positivo verso i nostri corsi di laurea. Detto questo, io vi lascio, perché appunto non voglio rubare ulteriore tempo ai colleghi che mi seguono, che sono dopo di me. Ricordo appunto, tutte le domande possono ovviamente essere inoltrate a questo indirizzo, ma c'è anche la sessione tavola rotonda, durante la quale andremo ad approfondire ulteriormente aspetti che voi studenti, a rispondere a domande che potete inoltrare via chat. Quindi ho finito e passerei appunto la parola al prossimo speaker. Grazie Davide. Adesso è il turno del collega Alessandro Di Innocenzo, che ci presenterà il corso di laurea in Ingegneria dell'Informazione. Prego Alessandro. Ciao a tutti, buongiorno, eccomi qui, c'era il muto al microfono, come sempre succede
in queste situazioni. Vedete le slides? Sì. Sì, sì. Perfetto. Allora, vi racconterò brevemente, nel tempo che abbiamo a disposizione, che cosa si studia nei corsi di laurea in Ingegneria dell'Informazione e che cos'è l'Ingegneria dell'Informazione. Dunque, innanzitutto, l'Ingegneria dell'Informazione è una delle tre macro aree dell'ingegneria. Sapete che c'è ingegneria industriale, ingegneria civile e noi nel DISIM abbiamo l'Ingegneria dell'Informazione. Che cosa tratta l'Ingegneria dell'Informazione, anche chiamata ICT Engineering, Information and Communication Technology? Beh, senza sorprese, tratta tecnologie e metodologie per acquisire, codificare, memorizzare, trasmettere, consultare, elaborare, utilizzare e visualizzare informazione. Questa informazione è contenuta in dati o in segnali, e in particolare che cosa riguarda questa informazione? Siamo circondati, no? Siamo nell'era dell'ingegneria dell'informazione, riguarda per esempio sistemi fisici, che possono essere edifici, sistemi di automazione industriale, possono essere droni, possono essere aerei, robot. E quindi va studiata la dinamica di questi sistemi, come questi sistemi si comportano rispetto all'ambiente che li circonda e come possono essere controllati in qualche modo. Poi c'è la parte del supporto fisico dei dati, anche questa è ingegneria dell'informazione, quindi principalmente riguardante l'elettronica, parte hardware, qualsiasi dispositivo ha necessità di avere una parte hardware. E infine la parte software, che in qualche modo ci rende cugini dell'informatica, come la tipica domanda che differenza c'è tra ingegneria dell'informazione e informatica, a cui risponderemo successivamente. Bene, giusto per dare uno sguardo a quello che succede negli ultimi anni nel mondo, dal punto di vista delle più grandi compagnie mondiali, nel 2019 8 su 10 compagnie di quelle a più grande, diciamo, capitalizzazione riguardano l'ingegneria dell'informazione, 8 su 10. Poi c'è la Berkshire e la Johnson & Johnson Pharmaceutical. Ora, l'anno precedente 7 su 10 erano ingegneria dell'informazione. Se scorriamo ulteriormente, andiamo indietro nel tempo, a 5 anni fa e 10 anni fa, erano 3 nel 5 anni fa e 2 10 anni fa. Ora c'è una pandemia di ingegneria dell'informazione, nel senso che, come vedete, la crescita è estremamente elevata, no? Quindi è un ambiente in continua crescita. Quindi, ci si può aspettare quello che vediamo in questa slide, ossia che la richiesta di ingegneri dell'informazione nel mondo del lavoro sia effettivamente molto elevata. Infatti, in questi studi potete vedere che se mettiamo sull'asse delle X, delle ascisse, lo stipendio medio netto al mese, sull'asse delle ordinate, le Y, mettiamo la percentuale di neolaureati che hanno un impiego, vedete che l'ingegneria dell'informazione si trova in alto a destra, nella zona più conveniente, insomma, del grafico, molto vicini al 100% di occupazione e con uno stipendio molto elevato. Questo giusto per darvi un'idea di quello che vi può offrire nel mondo del lavoro una laurea in ingegneria dell'informazione. Ora, per andare ai dati ancora più vicini a quello che succede all'Aquila, facendo l'esempio dei laureati in ingegneria informatica e automatica del nostro Ateneo, vediamo che dopo un anno il tasso di occupazione è il 100% e il tempo medio di reperimento di lavoro è di circa 1,3 mesi. Quindi, insomma, dati estremamente incoraggianti. E perché studiare all'Aquila? Questo grafico, che insomma rappresenta un'indagine del Censis nell'edizione 2019-2020 della didattica degli Atenei statali, a sinistra mostra un punteggio di università italiane rispetto alla didattica con un punteggio generale e a destra riguardo in particolare ai rapporti internazionali. Ora, come vedete, l'Università dell'Aquila, in particolare Ingegneria Industriale e dell'Informazione, si trova al secondo posto in Italia riguardo ai rapporti internazionali e si trova al terzo, quarto, quinto, sesto posto riguardo invece alla didattica in generale.
Ora, insomma, questo è un ottimo risultato, un eccellente risultato. Qual è una possibile chiave di interpretazione? Riguardo ai rapporti internazionali, sicuramente c'è una connessione tra la qualità della ricerca che viene fatta dai docenti e i rapporti internazionali con università importanti che vengono instaurati nel corso degli anni. Quindi sicuramente l'internazionalizzazione è in qualche modo un riflesso anche dell'attività di ricerca del nostro dipartimento e dell'area di ingegneria all'interno del nostro dipartimento. Per quanto riguarda il risultato eccellente anche riguardo alla didattica in generale, insomma, ci troviamo dietro a un'università molto molto importanti e grandi, e qui devo reiterare il concetto che hanno già espresso perfettamente la collega Anna e il collega Davide riguardo alle dimensioni e al rapporto docenti-studenti che ci sono all'Università dell'Aquila. Noi siamo un'università di medie dimensioni, non siamo estremamente grandi, e questo per gli studenti può essere un vantaggio, perché voi studiate in biblioteca, studiate nelle zone adibite allo studio all'interno dell'Ateneo, e se avete bisogno venite a bussare alla porta del docente, e il docente non si trova una fila di 300 persone, può sicuramente dedicare più tempo, più attenzione agli studenti. E questo è un aspetto da non sottovalutare, dico ai genitori e ai ragazzi che ringrazio di aver partecipato oggi a questa giornata, soprattutto per le attività di laboratorio, nelle quali il contatto diretto è fondamentale. Iniziamo a capire come è strutturata l'ingegneria dell'informazione all'Aquila. L'ingegneria dell'informazione, l'ICT, si divide in quattro aree prevalentemente: l'automatica, l'elettronica, l'informatica e le telecomunicazioni. L'automatica studia sistemi di controllo a feedback, quindi robotica e automazione industriale, poi darò qualche cenno in più se ci sarà tempo. L'elettronica, i dispositivi elettronici, analogici, digitali, le misure, i campi elettromagnetici. Informatica, come già anticipato da Davide, architetture di calcolatori, sistemi operativi, basi di dati, programmazione avanzata, web, reti di calcolatori, le telecomunicazioni, di cui avete visto l'enorme importanza, soprattutto in questo periodo, la trasmissione delle informazioni, quindi reti wireless, satellitari, ottiche, 5G, internet working e campi elettromagnetici. La strutturazione del corso è in una laurea triennale che è in ingegneria dell'informazione, quindi che prepara su tutte le discipline di base e quelle specifiche tecnologiche dell'ingegneria dell'informazione, e quindi i corsi di laurea magistrale in elettronica, informatica automatica e telecomunicazioni, e come anticipato anche prima, in un dottorato in ICT, in ingegneria e scienze dell'informazione, per chi vuole prendere la strada della ricerca. Nel primo anno, chiaramente, ci sono le discipline di base estremamente importanti, fondamentali, ossia l'analisi matematica, la fisica, la geometria e diverse altre. Il secondo anno ci si inizia a spostare su discipline che sono meno di base, ma più orientate all'ingegneria dell'informazione. E al terzo anno già è stata fatta una scelta sul percorso da intraprendere, e quindi si seguono, diciamo, corsi di discipline specifiche rispetto all'indirizzo di riferimento che voi studenti avete scelto. E a questo punto, anche se avete già un curriculum sufficiente a entrare nel mondo del lavoro, noi consigliamo sempre di continuare con le lauree magistrali, e abbiamo tre lauree magistrali in ingegneria elettronica, delle telecomunicazioni e poi un corso di laurea che ha due anime, in informatica e in automatica. E quindi c'è il dottorato poi successivamente, come vi avevo detto. Ora, io non so quanto tempo ho, ovviamente Francesco, Davide, avvisatemi quando mi avvicino alla deadline. Adesso vorrei entrare un po' più nel dettaglio su queste quattro anime dell'ingegneria dell'informazione. Per esempio l'automatica, che forse è quella un po' più oscura, no, ai ragazzi delle superiori. Che cos'è l'automatica? Qualsiasi dispositivo che va controllato, dispositivo fisico, che va controllato in modo automatico, deve essere controllato con schemi che si chiamano a feedback. Per esempio robot industriali, domestici, eccetera, i veicoli, sistemi aerospaziali, sistemi di energia, di produzione e comunicazione, distribuzione dell'energia. Tutti questi sistemi devono essere controllati da algoritmi che vengono studiati dagli ingegneri automatici. Quindi, per esempio,
il controllo dei droni, il controllo di assetto dei droni o degli aerei, che hanno delle forme talmente complesse che sembra strano che possano volare. Eppure gli algoritmi di controllo permettono, nonostante la strana forma o disturbi che possono essere il vento o altri, permettono comunque di mantenere l'assetto e la posizione di equilibrio di un aereo o di un drone. E lo stesso vale per il Segway, che ovviamente non sta in piedi per la forza di gravità, cadrebbe, ma il controllo automatico gli permette di fare determinate evoluzioni e di rimanere in equilibrio. Ora, l'automatica non studia soltanto i controlli di assetto di veicoli, ma studia anche l'automazione di sistemi più a larga scala, industriali oppure per esempio di edifici. Questa slide rappresenta un living lab che abbiamo all'Aquila nel Dipartimento di Scienze Umane, che... ecco, grazie. Un edificio che noi controlliamo e da cui prendiamo i dati come laboratorio per i nostri studenti. È un sistema di climatizzazione e noi studiamo modelli predittivi del consumo energetico di questo edificio sfruttando i dati che provengono da tutti i sensori, dalla rete di sensori di questo edificio. Quindi anche questa è automatica. Poi c'è l'ingegneria elettronica, ovviamente, come ho detto prima, tutti i dispositivi hanno bisogno di una componente hardware, di processamento, di storage di memoria, di comunicazione, eccetera. E questo si studia nell'ingegneria elettronica. Per l'ingegneria informatica non mi spendo troppo perché, come giustamente dicevo prima, ha sicuramente molti punti in comune con l'informatica e si occupa di analisi, sviluppo e progettazione di sistemi per l'elaborazione delle informazioni. E comprende, diciamo, argomenti che sono listati in questa pagina, che vanno dai big data alla sicurezza al cloud computing. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, di nuovo, avete scoperto quanto sono importanti in questo periodo e quanto saranno importanti sempre di più nel futuro. Tutti gli oggetti che ci circondano ormai ci parlano. Alexa, che adesso non mi risponde perché l'ho bloccata, altrimenti mi avrebbe risposto. Tutti i dispositivi come frigoriferi, anche dispositivi elettrodomestici, iniziano a cooperare tra di loro per consumare meno energia. Quindi tutta la rete di telecomunicazioni che c'è alla base è fondamentale per poter efficientare, per esempio, il concetto di smart city. Mi vorrei concentrare nelle telecomunicazioni su tre iniziative che fanno capire quanto le TLC all'Aquila siano molto attive da un punto di vista scientifico, ma anche, diciamo, di laboratoriale, perché ovviamente tutte queste attività poi hanno un impatto verso gli studenti. Questo è la prima installazione mondiale di fibra ottica multicore fatta dalla Sumitomo nel centro storico dell'Aquila. Cioè, questo è un laboratorio unico al mondo. È stato avviato poco tempo fa. Forse saprete che l'Aquila è una delle 5 città scelte in Italia per la sperimentazione del 5G, che è anche, insomma, voglio dire, un ambiente interessante dal punto di vista delle telecomunicazioni per studenti che decidono di iscriversi. E questa foto rappresenta la firma di un memorandum of understanding tra la ZTE, che è un colosso cinese delle telecomunicazioni, e l'Università dell'Aquila per la creazione di un centro di ricerca, un Joint Research and Innovation Center, nella città dell'Aquila. Cioè, sono venuti all'Aquila questi della ZTE. E mi sembra un ambiente, insomma, dove la cross-fertilization di cui parlava il direttore prima sia, insomma, estremamente positivo. Ok, adesso vado rapidamente nella parte finale perché credo di non avere molto altro tempo. Ci sono, come avete visto, tante attività di internazionalizzazione. Abbiamo un nuovo titolo di studio epico, Electric Vehicle Propulsion and Control, un Erasmus Mundus. Abbiamo accordi multilaterali Italia-Francia nel contesto dell'ingegneria informatica e automatica e telecomunicazioni, che potete vedere con calma e contattateci ovviamente per qualsiasi domanda. Abbiamo un accordo con l'Università della Catalunya, Politecnica della Catalunya, in Barcellona, nel contesto dell'ingegneria delle telecomunicazioni. Abbiamo borse di studio del progetto Vinci. Molti nostri studenti nel mondo del lavoro hanno creato delle start-up, e questi sono alcuni esempi di start-up che sono state create da studenti che hanno seguito ingegneria dell'informazione. Siamo qui, vicino all'ospedale San Salvatore. Questi sono gli indirizzi del DSIM, indirizzi web del DSIM, quindi del nostro dipartimento.
un sito ing.unipac, che sarebbe una sorta di sito per raccordare la didattica delle varie, dei vari corsi di laurea in ingegneria, che sono ovviamente interconnessi tra di loro, e poi c'è univac.it, che è il sito dell'università che già conoscete. Ok, io ho terminato qui, grazie. Grazie Alessandro, adesso abbiamo la presentazione del corso di laurea in Data Science applicata e quindi prego il collega Giovanni Stilo di presentare. Grazie Giovanni. Buongiorno a tutti, vedete le slide? Sì, sì, vediamo. Ok, allora, come detto appunto, io sono Giovanni Stilo, uno dei docenti di Data Science applicata, e avrò, diciamo, il compito oggi di illustrare più o meno che cosa è la data science applicata e diciamo più o meno l'offerta formativa da noi effettuata. Allora, vediamo. Ok. La prima domanda che porgo, diciamo, alla nostra platea è se hanno idea o saprebbero dire che cosa accomuna queste società e questi prodotti che, diciamo, probabilmente molti di noi utilizzano parzialmente o quotidianamente. Beh, il fatto che, diciamo, che caratterizza questi, diciamo, queste compagnie è che fondamentalmente usano la tecnologia per costruire delle soluzioni innovative al fine di creare valore e conoscenza. Quindi, appunto, usano un'infrastruttura tecnologica per creare valore e conoscenza. Ma come fanno in pratica? In pratica lo fanno analizzando i big data. E cosa sono i big data? Sono appunto una enorme quantità di dati che vengono raccolte in varie forme da tutto il mondo. E giusto per avere un'idea di quanto sono grandi, riporto qualche numero. Per esempio vengono scambiati 98.000 messaggi di Twitter, circa vengono fatti quasi 1 milione di updates su Facebook, vengono scambiati 11 milioni di messaggi istantaneo e vengono fatte quasi 1 milione di ricerche su Google, e tutto questo avviene ogni 60 secondi, cioè ogni minuto abbiamo questa produzione a livello mondiale, che quindi è una grossissima quantità di dati, che è caratterizzata non solo dal volume, ma anche dalla velocità, appunto, come abbiamo visto, con cui vengono prodotti i dati, e anche dalla varietà, perché questi dati sono eterogenei, non sono chiaramente solamente i dati che vengono dai social o da motori di ricerca o quant'altro, o lo scambio di mail, ma sono anche dati tipicamente di sensoristica. E quindi per analizzare questi dati, diciamo, queste compagnie di che cosa hanno bisogno? Da una parte hanno bisogno, abbiamo capito anche tramite i colleghi di ingegneria e di informatica e matematica, da una parte hanno bisogno anche di infrastrutture tecnologiche, ma dall'altra parte hanno bisogno di persone formate in qualità di esperti del dato, cioè capaci di, da una parte, analizzare, oppure ingegnerizzare, oppure curare il dato in ogni suo aspetto. Quindi hanno bisogno di specialisti del dato, capaci, appunto, di risolvere i problemi specifici, che sono, li vedremo più avanti, nello specifico. E quindi ecco qui che entra proprio in gioco quella che è la data science, con tutto il suo processo, chiamiamolo produttivo rispetto al dato. Quindi si parte da quelli che sono i problemi della vita reale, intesi chiaramente societari, oppure problemi nel campo della medicina. Abbiamo visto appunto in questi giorni quanto in qualche maniera l'analisi del dato rispetto ai casi di Covid sia, insomma, stato importante, sia appunto i dati relativi magari a problematiche industriali. E quindi la prima parte, la parte di estrazione e raccolta dei dati, è quella che innesca in qualche maniera tutto il processo del data science. Seconda fase consiste nella pulizia del dato, perché non sempre arriva nella sua, diciamo, forma ottimale. Poi viene fatta un'analisi preliminare del dato, eventualmente una visualizzazione che ci permetterà di capire
quali sono gli aspetti caratterizzanti, e successivamente si potranno applicare appunto modelli e costruire modelli predittivi e di ottimizzazione dei processi industriali di avanguardia. Detto così sembra semplice, però in realtà appunto fare data science significa mettere insieme a fattor comune diverse conoscenze, e i campi fondamentali di queste conoscenze si basano appunto principalmente sulla statistica e in qualche maniera anche appunto sia sulla ricerca tradizionale di statistica che sul machine learning in pratica, quando la statistica in qualche maniera incontra quella che è la computer science, quindi la capacità di strutturare e di creare sistemi automatici per l'elaborazione del dato. E chiaramente tutto questo però deve essere fatto tenendo conto di quelli che sono gli effettivi interessi del dominio specifico, perché trattare alcuni tipi di dato rispetto ad altri, quindi i dati provenienti dall'industria farmaceutica anziché quelli sanitari, anche che se sembrano affini, di fatto sono due dati completamente diversi. Quindi bisogna tenere ben presente quelle che sono le caratteristiche del dominio che si sta affrontando e la problematica che si vuole risolvere. Giusto per avere un'idea di alcuni dei corsi che vengono appunto erogati in questo corso di laurea magistrale, possiamo appunto vedere sia appunto alcuni fondamentali quali le fondazioni di data science e la statistica, ma anche cose di approfondimento, alcuni corsi di approfondimenti quali per esempio quelli relegati all'economia oppure alla rappresentazione della conoscenza e del linguaggio o alle reti e ai loro processi decisionali. E tutto questo non rimane qualcosa così che è astratto, ma ci serve appunto, ci è utile a noi, è utile a noi come società, ma anche chiaramente alle aziende che hanno capito che è importante investire in queste tematiche, è utile appunto per potenziare l'economia anziché offrire smart service al cittadino, migliorare sia i prodotti, quindi capire quali sono i problemi, le problematiche relative a determinati prodotti, sia ottimizzare anche i processi produttivi. Diciamo, di frontiera abbiamo già, nell'ambito della ricerca, la medicina personalizzata, quindi capire esattamente quali sono, per esempio, i farmaci che funzionano particolarmente bene per un certo individuo, dove individuo stiamo parlando proprio del singolo individuo, non di un gruppo di individuo, e eventualmente appunto si spera in un futuro di ottimizzando i processi, le emissioni dei gas nocivi, di ridurre anche l'inquinamento. E tanto che appunto è talmente utile che è stato definito dall'Harvard Business Review uno dei profili insomma lavorativi più richiesti al momento, e quindi insomma c'è veramente un'offerta molto molto ampia. Riflettevo l'altro giorno che probabilmente se io mi stessi laureando adesso, non perché non mi piaccia, ma perché sarei inondato di richieste di lavoro, forse non farei il docente universitario, ma perché le offerte sono talmente allettanti che è veramente difficile rifiutarle. E appunto, perché data science all'Aquila? Perché all'Aquila abbiamo appunto un ecosistema tecnologico che integra ed è interconnesso con diverse industrie, tra cui appunto quella dell'automotive, la farmaceutica e le telecomunicazioni, oltre a un ambiente internazionale e un ambiente ovviamente sociale e cittadino che si fonda su cultura e natura. Quindi dal corso di laurea di magistrale in data science che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato appunto di caratterizzare quattro specialisti del dato. Uno orientato appunto alle smart cities, quindi a tutta diciamo la sensoristica relativa alle città, uno diciamo più classico legato al business analytics, quindi a capire
e migliorare i processi di business. Un terzo specialista che è legato appunto alla life science, quindi alla medicina, che è tutto quello che ruota intorno ad essa. E il quarto profilo, che è dedicato a problematiche di pianificazione del territorio e del tessuto cittadino. Per ulteriori informazioni ovviamente potete contattarci tramite la segreteria didattica e quella studenti, oppure diciamo contattare direttamente la presidentessa di CAD Antinisca Di Marco, che parteciperà dopo alla tavola rotonda, oppure consultare il nostro sito web tramite anche il QR code che vedete sul lato destro. E penso che più o meno ho detto tutto, non sono entrato ovviamente nel dettaglio di numeri, ma credo che si sia capito il messaggio. Vi ringrazio. Grazie Giovanni, adesso inizia la seconda parte di questo nostro incontro e cedo lo scettro al collega Davide Di Ruscio che lo coordinerà. Grazie, grazie Francesco. Sì, prendo il testimone di questa seconda parte della mattinata. E questa è una sessione appunto che vuole essere interattiva, quindi questo è un momento che gli studenti, le studentesse, comunque i ragazzi che ci stanno ascoltando, possono appunto sfruttare per porre delle domande direttamente ai presidenti di corsi laurea organizzati, diciamo, erogati nell'ambito del DSIM. E quindi basta presentazioni, basta slide. E andiamo proprio in, diciamo, nel merito, no? È una tavola rotonda e partirei subito con il presentare i nostri relatori, quindi le persone che partecipano a questa tavola rotonda, e chiedo appunto vorrei fare appunto una tavola rotonda chiedendo a tutti i relatori di presentarsi. Quindi partirei appunto nell'ordine che avevamo suggerito con Harry, vai. Sì, buongiorno a tutti, sono Harry Muccini, sono un informatico e sono un laureato in informatica all'Aquila. E, sono passati un po' di anni, diciamo un paio di decenni, da quando mi sono laureato in quella che si chiamava prima Scienze dell'Informazione, e ho fatto un dottorato di ricerca a Roma, poi sono andato a fare un postdoc negli Stati Uniti e alla fine sono tornato all'Aquila perché il contesto lavorativo in cui ci troviamo è un contesto, secondo molti, molto estremamente produttivo e per quello, diciamo, vi invitiamo a venire da noi in dipartimento. Io nella mia area sono professore nella parte di progettazione di sistemi software, fondamentalmente quello che viene chiamato ingegneria del software, che detta, diciamo, in parole, in altri termini, come progettare sistemi software di natura complessi, fare in modo che abbiano certe qualità e durino per decenni all'interno dei sistemi, che possano essere gestiti, possano essere mantenuti e così via. Questa è una delle aree che rappresenta in qualche modo il nostro corso di laurea. Per ora vi saluto e passo la parola ai colleghi e alle colleghe. Sì, passerei la parola quindi alla professoressa Barbara Nelli, se ci vuole dire, insomma, se si vuole presentare e dire qualcosa appunto che riguarda lei e il corso di laurea che coordina. Allora, grazie Davide. Sì, io sono Barbara Nelli, appunto presidentessa del corso di laurea in matematica triennale magistrale. E allora io, a differenza di Harry, vengo da lontano. Mi sono laureata a Pisa e ho fatto il dottorato in Francia, ma è importante, sono all'Aquila da moltissimi anni, sin da quando ero ricercatore, insomma ho fatto tutta la mia carriera accademica all'Aquila, e ci tengo a dire appunto che l'Aquila è molto attrattiva anche per persone che vengono da fuori, proprio perché è un luogo interessante dove si fa della bella matematica. E la mia specialità è la geometria, in particolare le superfici minime, direi le bolle di sapone, poi magari dopo ci sarà occasione di parlarne un pochino di più, penso, spero. E niente, questo è tutto quello che volevo dire, grazie. Grazie Barbara.
Passerei adesso al professor Daniele Frigioni, se ci vuole dire anche lui, se si vuole presentare e dirci qualcosa del corso di laurea che coordina. Il microfono, Daniele. Scusate. Vai. Buongiorno a tutti, sono Daniele Frigioni, sono il presidente del corso di studi in ingegneria dell'informazione, del corso di studi triennale in ingegneria dell'informazione qui all'Università dell'Aquila. Anche io, diciamo, sono aquilano, mi sono laureato all'Aquila, come Henry, ho fatto il dottorato a Roma, un postdoc all'estero e poi anch'io sono tornato all'Aquila e ho fatto tutta la mia carriera accademica qui all'Aquila. Quindi anche io ribadisco un concetto già espresso dai colleghi, che l'Aquila è un posto attrattivo, un posto dove si sta bene, dove si studia bene e quindi, diciamo, anche io non posso far altro che unirmi diciamo al messaggio dei colleghi e quindi a invitarvi a iscrivervi all'Università dell'Aquila. Grazie. Davide, microfono. Ah, scusa. Pronto? Bene. Ah, scusate, quindi dicevo, passerei la parola al professoressa Antinska Di Marco. Grazie Davide. Allora, io sono Antinska Di Marco e sono un'informatica. Ho studiato all'Aquila, ma ho fatto un Erasmus bellissimo a Londra. Un Erasmus che doveva essere di qualche mese, poi l'ho fatto durare quasi un anno. E lì ho compreso che volevo fare ricerca. Volevo fare ricerca e quindi lì mi avevano proposto di fare il dottorato, ma io sono voluta tornare all'Aquila. Perché? Perché l'ambiente è molto aperto, a differenza di quanto si dica in giro sugli ambienti universitari. Devo dire che all'Aquila è un ambiente molto aperto, molto attento anche alle ragazze. E sono contenta di aver studiato qui, perché pur rimanendo in una città tutto sommato piccola, il gruppo di ricerca a cui ero afferivo mi ha permesso di viaggiare tantissimo. Dico un aneddoto, così tanto per dire che quando mi sono sposata abbiamo deciso di fare il viaggio di nozze nel Salento, perché quell'anno avevo viaggiato troppo. Quindi non è tanto chi vuole viaggiare, non è tanto dove sviluppa la propria carriera, ma nel posto in cui la sviluppa deve avere connessioni internazionali importanti, perché questo permette di viverlo il mondo, ok? Possiamo anche stare a New York e poi non avere connessioni internazionali, rimaniamo a New York, punto. Invece, avendo un'università come quella dell'Aquila molto attiva, noi mandiamo gli studenti ovunque nel mondo, è molto importante. Io mi occupo di varie cose, nasco come un esperto di qualità del software, con la mobilità, quindi con l'uso dei cellulari, dispositivi mobili, mi sono spostata verso la cosiddetta context awareness, cioè l'analisi del contesto per creare dei sistemi adattivi. Da lì l'interesse nella modellazione e nello studio del dato, ed è per questo che oggi sono presidentessa, diciamo, ho creato insieme al team il comitato ordinatore la laurea magistrale in data science, ed è questo per cui oggi è qui il corso di laurea. Grazie Antinska. Passerei la parola al collega Marco Di Francesco. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Di Francesco e sono il presidente di due corsi di studio, di due lauree magistrali, quella in ingegneria matematica e quella in modellistica matematica. Sono un matematico, anch'io laureato all'Aquila, dottorato a Roma Tor Vergata, ho fatto una carriera un po' variegata, sono stato 3 anni in Inghilterra, 1 anno in Spagna, ho girato un po' anche in Austria per diversi anni. Anche per me l'Aquila è una scelta, perché il mio settore di ricerca, che è quello dell'analisi matematica, all'Aquila ha un gruppo decisamente all'avanguardia, con delle radici molto, molto salde. È stato il primo gruppo a livello europeo a coordinare un programma di matematica applicata, un network di matematica applicata che ha coinvolto tantissime università europee, ed è attualmente un gruppo che ha collaborazioni con istituti di eccellenza in Europa e anche fuori dall'Europa, in particolare con gli Stati Uniti.
con l'Arabia Saudita, quindi diciamo lo scopo, cioè, anche per me l'Aquila è una scelta soprattutto professionale, ecco. E, il mio settore di ricerca appunto è quello dell'analisi matematica, in particolare quello delle equazioni alle derivate parziali, e i due corsi di studio che coordino sono appunto due magistrali internazionali nel settore dell'ingegneria matematica e della modellistica matematica, che sono un po' a cavallo tra la matematica e l'ingegneria. È una figura professionale, e la cosa che ci tengo a dire a questo punto, anche se poi magari spero di sviluppare meglio questo argomento più avanti, è il concetto relativo specialmente a modellistica matematica, che è una laurea magistrale interateneo che prevede soggiorni obbligatori in altre tre università europee, almeno una di queste tre università europee, che sono la Politecnica di Vienna, l'Università di Amburgo e l'Università della Costa Azzurra a Nizza. E si tratta di una laurea che punta a risolvere situazioni pratiche, concrete, in settori che possono andare dall'ingegneria ai servizi finanziari e anche alla biomedica, alla medicina. Bene, grazie. Grazie Marco, grazie mille. Purtroppo non abbiamo ancora il professor Di Gennaro e Graziosi come presidenti del corso dei corsi di ingegneria informatica automatica e ingegneria delle telecomunicazioni. Spero che avranno modo di unirsi a noi presto. Comunque, ora che abbiamo rotto il ghiaccio, vorrei chiedere appunto ai nostri partecipanti della nostra tavola rotonda ad ognuno di loro farei appunto questa domanda: se presentare in due minuti il corso di laurea che coordina, non so, un motto, un aspetto caratterizzante, una frase per convincere appunto lo studente o la studentessa che ci sta ascoltando perché deve iscriversi bisogna iscriversi al corso di laurea che voi coordinate. Inizierei diciamo con lo stesso ordine che abbiamo seguito nella domanda precedente. Sì, grazie Davide, sono di nuovo Henry Muccini, corso di laurea informatica. Mi permetto, già spero che i colleghi me lo permettano, di fare un attimino un cappello. Avete sentito, ragazze e ragazzi, tutte le caratteristiche dei nostri corsi di laurea. Come vedete, abbiamo una perché siamo insieme, perché siamo all'interno dello stesso dipartimento. Perché come vedete sono tutte sfaccettature diverse di un'area che è molto grande. Noi abbiamo lottato è un termine forte, ma abbiamo voluto fortemente stare insieme e mettere insieme questi corsi di laurea negli ultimi anni. Perché? Perché rappresentano tutti una sfaccettatura della parte ICT e matematica, fondamentalmente. Allora, per voi è fondamentale capire adesso un attimino quali sono le differenze. Tutti avete visto già le opportunità di lavoro sono molto elevate, l'internazionalizzazione è molto elevata. Vi dico per informatica, e gli altri colleghi e colleghe parleranno per gli altri. Allora, il motto che noi usiamo, come ha detto già Davide prima, è che l'informatica è una certezza in un momento di grandi incertezze come questa. Incertezza nel termine del fatto che il software ovunque è sempre più ovunque e che c'è bisogno quindi che questo software bisogna saperlo progettare, scrivere, realizzarlo e quant'altro. Una certezza per una questione del lavoro. In particolare l'informatica è la scienza della computazione. Cioè, se io volessi cercare di dire come distinguere quello che facciamo noi nello specifico con quello che fanno i miei colleghi negli altri corsi di laurea all'interno del dipartimento, io diciamo direi che l'informatica è la scienza della computazione. Cosa vuol dire fondamentalmente? Quello di acquisire informazioni dal sistema, trasformare queste informazioni attraverso metodologie, attraverso strumenti, in elementi che siano poi computabili da un elaboratore. Noi lavoriamo sulla parte software, sullo strato software. La nostra specializzazione rispetto a quello che abbiamo detto i colleghi è che noi ci occupiamo proprio di tutto quello che è l'ambiente software, dove il software però è solo uno strumento, non è l'output, non è l'obiettivo. Cioè il software, si arriva a scrivere, a progettare, a analizzare il software solo nel momento in cui si capiscono le complessità, si capisce l'astrazione, si capiscono gli algoritmi, si capiscono i sistemi operativi, si capiscono come progettare i sistemi web, sistemi mobile, sistemi complessi.
E quindi questo è quello che facciamo noi, cioè noi ci focalizziamo sul partendo da un problema da risolvere, capire quali sono gli strumenti, i grafi, gli automi, le strutture dati che bisogna utilizzare per trasformare quel problema della vita di tutti i giorni in qualcosa che sia computabile da un elaboratore. Una volta che abbiamo definito queste strutture, modelliamo, progettiamo queste strutture in modo che siano poi che il risultato sia di alta qualità, che sia, come si dice, resiliente, che è un termine che sentiamo molto spesso in questo periodo, cioè che da adesso a 20 anni possa continuare a funzionare, garantendo certi aspetti di qualità, e vi portiamo fondamentalmente fino alla realizzazione, quindi agli strumenti pratici, diciamo verso il terzo anno e poi andando avanti con gli studi, agli strumenti pratici da utilizzare per prendere questi algoritmi, questi metodi, tradurli in codice e garantire che questo codice funziona utilizzando anche delle metodologie. Io direi che questo è quello che facciamo noi e che mi sento di dire che ci caratterizza rispetto a tante belle cose che facciamo all'interno del Dipartimento. Una cosa che ci caratterizza, secondo me, è che almeno 110 crediti dei 180 della triennale nel corso di laurea in informatica sono corsi in informatica. Quindi vedrete che c'è quel numeretto INF01 vuol dire corso specifico per l'informatica. Io penso che questo è quello che ci caratterizza, questa è la nostra natura e questo è fondamentalmente quello che noi facciamo all'interno del nostro corso di laurea. A questo punto lascio la parola ai colleghi. Grazie, grazie Henry. Passerei la parola a Barbara. Grazie. Allora, Barbara Nelli, corso di laurea in matematica, triennale magistrale appunto. Mi riaggancio a quello che ha detto Henry sul fatto che siamo un dipartimento e ci sono delle ragioni importanti per cui siamo tutti insieme, perché i nostri corsi di laurea contengono a diversi livelli un po' tutte queste discipline, no? Allora, il ruolo della matematica qual è, no? Intanto, vabbè, permea, no? È un po' endemica la matematica, sta un po' dappertutto in questi corsi. E nel nostro corso di laurea in particolare, in cui ci sono tantissimi crediti di matematica, appunto, anche se la matematica, a differenza per esempio dell'informatica, non è un solo settore, sono tanti settori diversi, c'è l'analisi, la geometria, la fisica matematica, l'algebra, insomma sono tanti. E qual è la caratteristica fondamentale del corso di laurea in matematica? Beh, si insegna ad affrontare i problemi che hanno un alto contenuto matematico. No? Allora, e si insegna ad affrontare i problemi in modo logico e analitico e creativo. La creatività è molto importante, no? Dentro la matematica. Allora, uno può avere una difficoltà a capire questa cosa, ma invece perché la matematica ha anche delle regole molto forti, no? Lo sapete tutti, la matematica, insomma, si imparano anche delle regole. Però è un po' come scrivere una poesia, no? Quando si scrive una poesia, si può scrivere in una certa metrica, quindi bisogna seguire le regole. Bene, nella matematica chiaramente bisogna seguire delle regole, ma poi c'è tutta la creatività che entra in gioco. No? Quindi è molto importante mettere dentro questa cosa. Poi la matematica ha anche un'altra caratteristica, è una scienza stabile. L'ho già detto alla professoressa Guerrieri, ma ci tengo molto a ripeterlo. Una scienza stabile e stratificata. Quindi stratificata ci fa dire anche subito che tendenzialmente i matematici fanno sia la triennale che la magistrale, perché c'è bisogno di parecchio, no? Quindi c'è bisogno di parecchia passione, bisogna amarla, insomma, bisogna che ci piaccia, e ce n'è tanta da imparare, perché ripeto, sono strati successivi, e quindi è stabile, perché tutti gli strati restano, no? Quindi si continua ad usare un po' tutta la matematica che si è imparato, no? Sempre. E una cosa anche voglio dire, allora ovviamente se vi iscrivete a matematica vuol dire che vi piace la matematica, che avete questa passione. Allora la passione per la matematica non è una cosa comune, è una cosa abbastanza rara per il modo in cui ci viene insegnata, per tanti motivi che non sto qui ad affrontare. Quindi se ce l'avete questa passione, approfittatene, perché poi dà tantissime possibilità nel futuro. Quindi non la trascurate, una passione di questo tipo. Ho finito, grazie. Grazie Barbara, grazie. Daniele, cosa ci dici? Sono sempre Daniele Frigioni, il presidente del corso di studi di Ingegneria dell'Informazione.
Ecco, io mi vorrei soffermare su questa parola, informazione, no? Sembra una parola un po' così astratta, no? Lontana, e invece diciamo è una cosa che ci pervade quotidianamente, no? Sono i dati alla fine, le informazioni. E noi ormai viviamo in quella che è nota come la società dell'informazione, no? In cui questi dati, no? Questo bene quasi immateriale, no? Impalpabile, è diventato più importante di quelli materiali, di quelli prodotti dalla società industriale, no? Se ci pensate, noi quotidianamente non facciamo altro che con i nostri dispositivi elettronici, no? I nostri smartphone, i nostri laboratori, i nostri computer, i nostri tablet, che visualizzare informazioni, scaricare informazioni, elaborare informazioni, scambiare informazioni. E tutto ciò però funziona non perché è magico, no? Ma perché alla base ci sono delle tecnologie che lo fanno funzionare, questo mondo, questa società, diciamo, moderna in cui viviamo. E a loro volta queste tecnologie sono basate su delle discipline, no? Che sono le basi perché queste tecnologie funzionino. E queste discipline sono esattamente quelle che potreste imparare iscrivendovi al corso di laurea in Ingegneria dell'Informazione, perché sono le discipline riguardanti l'elettronica, l'hardware, come diceva Alessandro prima, l'automatica, l'informatica e le telecomunicazioni. Quindi io, ecco, il messaggio che vi voglio dare è: se volete veramente capire come funziona il mondo in cui vivete, il mondo digitale, il mondo dell'informazione in cui vivete, iscrivetevi al corso di laurea in Ingegneria dell'Informazione. Grazie. Grazie Daniele, grazie anche per il pathos che hai, diciamo, messo nel tuo intervento. Passerei la parola anche a Marco, a Antinisca Di Marco, che ci dici riguardo la science applicata? A data science. Data science, sì. È una scienza emergente. Non si sa dove andrà a finire, come prenderà forma. È emergente, nasce appunto con i big data, con le tecnologie mobili, con i social network, con Industria 4.0, con la medicina personalizzata, il sequenziamento e quant'altro. Quindi è una scienza molto giovane, nuova. Sicuramente la cosa importante è che il dato è sempre esistito, sin da quando vivevamo nelle caverne. I graffiti erano i dati che noi ci siamo portati e che poi abbiamo analizzato, quindi per capire come si viveva prima. Lo stesso è oggi, solo che il dato, appunto perché parliamo di big data, quindi hanno un volume grande, sono variabili, sono veloci, non lo possiamo più fare analizzandoli noi. Dobbiamo affidarci alla tecnologia. È qui che si unisce appunto in data science l'informatica, la matematica, tutto però finalizzato alla comprensione del dato, a comprendere fenomeni che oggi non conosciamo e cercare di migliorare la nostra vita, il prodotto e i processi. Attenzione, può essere anche usata male, come abbiamo visto in passato, per questo bisogna essere eticamente corretti, ok? Venite a studiare da noi. Grazie Antinisca. Marco, che ci dici riguardo appunto ingegneria matematica e modellistica matematica, magari di complementare o un'aggiunta a quello che Barbara ha già detto? Sì, allora, intanto c'è da dire che ingegneria matematica è una figura che combina la concretezza, diciamo, dell'ingegnere con l'astrazione del matematico, quindi stiamo parlando di una laurea magistrale che è aperta sostanzialmente tipicamente a studenti che hanno una triennale in ingegneria o una triennale in matematica. L'ingegnere matematico è tipicamente una figura trasversale, perché impara la matematica avanzata che emerge, che viene fuori dalle discipline più applicate, che sono appunto l'ingegneria, ma anche la fisica, la medicina e l'informatica. In particolare da noi all'Aquila, ingegneria matematica punta molto sul calcolo scientifico. Cos'è il calcolo scientifico? È una branca della matematica che permette di risolvere complessi sistemi di equazioni, possono essere equazioni differenziali alle derivate parziali, oppure
complessi modelli probabilistici oppure non so, utilizzando concetti dell'approssimazione, quindi anche c'è un po' di algoritmica e soprattutto di simulazione di codice al computer. Una cosa della quale siamo particolarmente fieri è che il prossimo anno, come ha già accennato anche la collega Anna Guerrieri, Ingegneria Matematica avrà un nuovo percorso di matematica applicata alle scienze biomediche. Ecco, questo forse va chiarito, perché a dispetto del nome Ingegneria Matematica, l'ingegnere matematico, proprio perché sa tanta matematica applicata e è soprattutto applicabile in vari contesti, non è necessariamente utile solo nell'ingegneria, ma può essere molto utile appunto anche nella biologia, nella medicina, nelle scienze sociali, anche nell'economia. Vorrei dire a questo punto che appunto le magistrali di cui mi sto occupando sono due. Una è ingegneria matematica, che esiste all'Aquila fin dal 2006, ovviamente è interamente insegnata in inglese ed ha una forte componente di internazionalizzazione, mediante soprattutto il progetto Intermaz, che permette soggiorni all'estero in varie università dell'Est Europa e anche della Svezia e da quest'anno anche del Portogallo. Ma invece c'è una nuova magistrale di cui vorrei parlare, che è quella di modellistica matematica, che abbiamo attivato lo scorso anno all'Aquila, quindi è di recentissima attivazione, che, come dicevo prima, è interateneo. Cosa vuol dire interateneo? Vuol dire che se vi iscrivete a modellistica matematica farete il primo semestre all'Aquila, poi andrete a fare il secondo semestre in una università che sia o il Politecnico di Vienna o l'Università di Amburgo, e il secondo anno lo farete o all'Aquila, o a Vienna, o ad Amburgo, o a Nizza, che è l'altro partner che è entrato quest'anno, l'Università della Costa Azzurra. Prima Anna vi ha fatto vedere che modellistica matematica ha 5 indirizzi, diciamo. Non li sto a ripetere, vi dico solo che sono 5 indirizzi che vi specializzano su delle figure professionali particolari. Ad esempio, l'indirizzo di Nizza forma l'ingegnere matematico esperto di modelli finanziari, perché lì magari studierà più anche un po' di probabilità, un po' di equazioni stocastiche, e quindi sarà una figura capace, ad esempio, di lavorare ai modelli di rischio assicurativo anche, per esempio, o anche di rischio finanziario. E all'Aquila ci occupiamo più dei modelli di trasporto, quindi anche con applicazioni alla mobilità. Lì faccio un esempio concreto: quando noi siamo in macchina e a un certo punto chiediamo a Google Maps quanto tempo ci vuole per arrivare da questo punto a questo punto, e lui ci dice che magari ci vuole mezz'ora perché c'è un bottleneck di traffico, e lì dietro c'è il lavoro di un ingegnere matematico che ha sviluppato un particolare modello predittivo fatto appunto di complesse equazioni differenziali, di complessi metodi numerici, anche magari di calcolo parallelo, eccetera, che permettono di predire con una certa precisione quanto tempo ci vorrà. L'altro esempio che vorrei prendere invece è quello del secondo anno nella sede di Amburgo, che è dedicato ai sistemi complessi, e in particolare anche qui faccio un esempio concreto: quando andiamo in ospedale a fare una risonanza magnetica, lì dietro c'è un lavoro molto intenso di un matematico che magari ha sviluppato un particolare software di elaborazione di immagini. Faccio degli esempi anche magari un po' più ludici, se vogliamo. Oggi il cinema è pieno di matematici. Se pensiamo alla CGI, insomma, se pensiamo che ad esempio uno dei miei film preferiti, che è la saga del Signore degli Anelli, Luca Fascione, che appunto è stato quello che ha coordinato un po' la parte degli effetti speciali, è un matematico. Potrei citarne tantissimi di matematici applicati, ingegneri matematici che comunque sono molto... che hanno fatto tantissima innovazione negli ultimi anni. Vorrei chiudere dicendo per quale motivo, dando un po' una motivazione, per quale motivo fare modellistica matematica da noi. Quando dico da noi, in questo caso, appunto, ripeto, sto parlando di una laurea interateneo, quindi intendo l'Aquila con Vienna, Amburgo e Nizza. Qui ci sono delle realtà con le quali noi siamo a contatto, che sono il Max Planck Institute, il Collatz Center ad Amburgo, l'INRIA a Nizza. Sono realtà con le quali abbiamo contatti costanti, gli studenti fanno tesi in queste sedi praticamente ogni anno. Poi abbiamo altre realtà un po' più sporadiche, ad esempio con il collega anche di Innocenzo, di recente abbiamo avuto dei contatti con il CERN, fermo restando che poi ci sono anche tutti quegli sbocchi per i quali anche la nostra realtà locale dell'Aquila può essere rilevante, quale ad esempio la farmaceutica. E chiaramente qui mi ricollego al nuovo indirizzo biomedico che abbiamo creato da quest'anno.
Chiudo dicendo che un altro motivo, se posso dirlo, è che entrambe le magistrali di ingegneria matematica e di modellistica matematica all'Aquila sono veramente una finestra sul mondo esterno, perché abbiamo laureato in 12 anni circa 400 studenti da oltre 60 paesi nel mondo. Quindi l'aula delle magistrali di ingegneria matematica, modellistica matematica, specialmente il primo semestre qui all'Aquila, sono veramente un condensato di culture che vengono un po' da tutto il mondo, ed è veramente, per me specialmente che insegno una materia del primo anno, è veramente ogni anno un'esperienza unica, sensazionale, veramente potersi trovare davanti una classe così variegata in termini di provenienza culturale, anche scientifica. Quindi è veramente, se posso dire in questo caso un motto, le due magistrali sono un po' una finestra sul mondo, diciamo così. Grazie Marco. Adesso farei la domanda delle domande, la porrei ai colleghi e amici Daniele e Harry, perché insieme abbiamo partecipato a diversi alunni dello studente, abbiamo incontrato scuole, eccetera. E la domanda che sempre ci viene fatta è: ok, la differenza tra informatica e ingegneria informatica, no? Quindi chiederei appunto a loro di rispondere in maniera esaustiva, insomma, una volta per tutte a questa domanda. Vai, Daniele, visto che hai già aperto il microfono. Sì, ok. Una volta per tutte è una responsabilità. Riproviamoci. Innanzitutto, ecco, vorrei precisare che noi non abbiamo un corso di laurea in ingegneria informatica, noi abbiamo un corso di laurea in ingegneria dell'informazione, ok? Che ha un biennio comune e un terzo anno, diciamo, specialistico, con quattro percorsi formativi, che sono esattamente quelli che ha descritto prima Alessandro, no? Quello in elettronica, in automatica, in informatica e in telecomunicazioni. Quindi possiamo cercare di dire quali sono le differenze fra il percorso informatica della triennale in ingegneria dell'informazione e la laurea triennale in informatica. Per come la vedo io, insomma, la differenza sta sostanzialmente negli insegnamenti che vengono erogati nei due corsi di studio. Cioè, in ingegneria dell'informazione, nel biennio comune, oltre, diciamo, alle materie di base che vengono erogate al primo anno, che sono più o meno le stesse del corso di studi in informatica, quindi quelle di area matematica, fisica, geometria, calcolo delle probabilità e così via, al secondo anno invece del corso di laurea in ingegneria dell'informazione vengono quindi erogate tutte quelle materie che sono fondamentali per l'ingegnere dell'informazione, quindi i corsi di elettronica, di elettrotecnica, di controlli automatici, di telecomunicazioni, di analisi ed elaborazione dei segnali, cioè tutte quelle discipline che sono patrimonio dell'ingegnere dell'informazione, dell'ingegnere in generale. È qui che sta la differenza. Poi nel percorso specifico in informatica, ovviamente, così come negli altri tre percorsi specifici, gli studenti hanno la possibilità di approfondire le competenze in quello specifico settore, e quindi nel percorso formativo informatica ci sarà in prevalenza esami di informatica. Ovviamente noi nel percorso informatica della laurea triennale in ingegneria dell'informazione eroghiamo una cinquantina di CFU in informatica, proprio perché abbiamo la necessità di erogare quelle che sono le discipline tipiche dell'ingegnere. Ok? Non so se Henry vuole aggiungere qualcosa. Grazie. Ma guarda, Daniele, chiaramente quello che dici è corretto. Diciamo, noi come informatica, quello che facciamo è, come diciamo prima, ci focalizziamo verticalmente sulla parte software, cioè quello che facciamo noi è all'inizio diamo che cosa? Diamo più un'interfaccia, come si suol chiamare, no? Quindi un relazionarci con quello che c'è sotto la parte software. Quello che noi abbiamo già dal primo anno, architettura degli elaboratori, abbiamo fondamenti di programmazione, laboratorio di programmazione di sistema, laboratorio di programmazione ad oggetti. Cioè guardiamo quello che c'è sotto, perché dobbiamo sapere quello che c'è sotto, ma poi facciamo il grosso investimento che facciamo noi è sulla parte superiore, sulla parte appunto di
come trasformare poi un problema di tutti i giorni in un problema computazionale, come dare gli strumenti per in qualche modo interagire col calcolatore, ma guardandolo un pochettino dall'alto. Diciamo, noi siamo, correggimi se dico in modo inappropriato, Daniele, noi guardiamo un pochettino meno la parte infrastrutturale, la parte hardware di basso livello, ci interfacciamo con quella parte, sappiamo che c'è un mondo, che è quella, diciamo, che viene più guardata dagli ingegneri dell'informazione, e guardiamo invece, ci investighiamo di più quello che è la parte alta. Quindi come, a partire da un problema, noi lo dobbiamo codificare tramite strumenti dell'informatica, modellarlo, progettarlo e realizzarlo. Diciamo, io credo a farla semplice, cercando di dare un input. Poi noi, quando lavoriamo in progetti complessi, ragazzi e ragazze, noi lavoriamo sempre in team in cui dentro c'è tipicamente un insieme di informatici, un insieme di data scientist, un insieme di matematici e un insieme di ingegneri. Se vi racconto, diciamo, brevemente, mezzo secondo, il progetto che stiamo portando avanti con la Galleria degli Uffizi è alla fine l'esempio tipico di quello che è il nostro dipartimento. E lì dentro abbiamo gli informatici, abbiamo anche gli ingegneri, abbiamo i matematici, abbiamo gli statistici e abbiamo gli esperti di data science. Questo poi per dirvi che sono tutte anime di un qualcosa che è più grande, che è più complesso, che quello che viene rappresentato dal dipartimento, dove ognuno però poi deve decidere quale pensa che sia la propensione maggiore, l'interesse maggiore rispetto alla propria formazione, rispetto alle proprie aspirazioni e rispetto in qualche modo a quello che pensa essere il proprio lavoro. Ma io direi, diciamo così, e mi aspetterei eventualmente, se ci sono domande dai ragazzi e dalle ragazze, diciamo, Daniele, siamo qui a disposizione, perché credo che poi sono loro che dobbiamo capire, noi quali sono i loro dubbi. Noi possiamo parlare quanto ci pare con la nostra lingua, ma siamo pronti ad ascoltarvi per vedere quali sono invece i vostri dubbi e quelle che sono le domande che vengono a voi fondamentalmente. Bene, grazie Daniele Derri. Non so, Daniele, vuoi aggiungere altro? No, sì, volevo solo aggiungere che il motivo per cui, ecco, noi formiamo ingegneri, quindi ecco, l'ingegnere deve anche avere una maggiore consapevolezza e conoscenza di quello che è la struttura e il funzionamento dei dispositivi. E questo è sostanzialmente la differenza, ed è per questo che noi eroghiamo soltanto, tra virgolette, 50 CFU di informatica, gli altri sono orientati a approfondire questo tipo di conoscenze che l'ingegnere deve avere. Ho disposizione per qualsiasi domanda. Grazie. Sì, è proprio appena giunta una domanda su questo. Allora, c'è Mauro Pitone che dice: buongiorno a tutti, io lavoro presso un'azienda medio-piccola, 60 dipendenti, che si sta strutturando adesso e che ci occupa di digitalizzare i processi di business delle aziende clienti. Perché dovrei scegliere informatica e perché invece dovrei scegliere ingegneria dell'informazione? Bella domanda. Grazie. Grazie Mauro per questo. È bello della diretta, ragazzi. Sì, no, questa è una bellissima domanda. Allora, qui mi permetto di darti del tuo. Stai parlando di processi di business. Una delle cose che noi gestiamo all'interno del corso di informatica sono proprio il discorso dei processi. E quindi come fondamentalmente il software si debba sviluppare seguendo, ad esempio, dei processi di sviluppo. Io direi, e poi lascio chiaramente la parola a Daniele, che la vostra componente immagino sia una componente più infrastrutturale e una componente software. Allora, se la vostra esigenza primaria è sulla componente software, sulla componente appunto di processo, di sviluppo, di manutenzione poi di quello che è questo strato che viene costruito per far funzionare il sistema, allora probabilmente, ragionevolmente, diciamo, informatica è la cosa più appropriata. Se avete bisogno, ma lascio qui la parola, diciamo, non entro chiaramente nel campo del collega, ma su una parte, diciamo, dove l'infrastruttura che c'è sotto ha un'importanza molto rilevante, dovete voi mettere le mani sull'infrastruttura, forse, diciamo, la parte ingegneristica, ma ripeto, lascio la parola a Daniele per vedere, diciamo, colui come la vede. Sì, sono senz'altro d'accordo. Chiaramente, ecco, dipende anche dai processi, dalla tipologia delle aziende clienti. Magari l'ingegnere potrebbe dare
Ecco, un quid in più proprio sugli aspetti infrastrutturali e strutturali delle aziende clienti, ecco, data la sua maggiore predisposizione e conoscenza magari dei processi alla base di queste aziende. Comunque sono d'accordo con Henry, assolutamente. Ok, grazie. Passerei a questo punto, in maniera tale da dare spazio a diverse domande che ci stanno arrivando. Allora, c'è una domanda che riguarda il test online per l'ingresso all'università, il test TOLC. In maniera, appunto, chiederei a questo punto ai presidenti delle lauree triennali, quindi Henry, Barbara e Daniele, di dire appunto il test TOLC che è necessario, no, per accedere ai vostri corsi di laurea, e se ci potete appunto dire qualche informazione in più sul calendario, come, quando si svolgeranno, insomma. Inizierei a questo punto con Barbara. Ok, grazie Davide. Allora, avevo visto la domanda, infatti stavo anche rispondendo per scritto. Allora, per quanto riguarda matematica, c'è un test d'ingresso, che è un TOLC-S, che è obbligatorio in realtà, ma non è selettivo per l'iscrizione, cioè non è vincolante, scusate, per l'iscrizione, e il superamento del test non è vincolante per l'iscrizione e non dà debiti formativi. Quindi si deve fare, si vede... diciamo, è per voi studenti, per capire quanto sapete di matematica. Dopodiché, se non lo si è superato, ci si può iscrivere senza debiti, ma vi si invita, diciamo, lo studente a seguire un corso di matematica di base che viene erogato in parallelo ai nostri corsi. E alla fine c'è una piccola prova finale che va fatta. Devo dire che la maggior parte degli studenti che si iscrivono a matematica in realtà questo test lo superano. Non è molto comune che non venga superato. Però non è un problema. Le date, queste sono in comune tra l'altro per Henry, cioè per informatica e anche per ingegneria, devo dire, quindi ne dico per tutti. I prossimi saranno dal 20 al 24 luglio, ci saranno delle slot sia la mattina che il pomeriggio, ed è un talk casa, cioè siccome per il momento non si può fare in presenza, lo potrete fare da casa, e le istruzioni stanno sul nostro sito, che magari qualcuno potrà condividere forse nella chat. Credo di aver detto tutto, se no Henry e Daniele, correggetemi o aggiungete. Sì, grazie Barbara, non so, Henry, Daniele, volete aggiungere qualcosa in merito ai talk? Sì, completo solo quello che ha detto. Ah, scusa. Vai Daniele, vai. Ah, sì, per ingegneria il talk si chiama Talk E, che significa test online CISIA ingegneria. Anche nel nostro caso il test non è vincolante, nel senso che anche se non viene superato ci si può iscrivere ugualmente. Nel nostro caso poi lo studente però ha degli obblighi formativi aggiuntivi, nel senso gli viene richiesto, nel caso in cui non superasse il test, cioè si può iscrivere, ma gli viene chiesto diciamo il superamento dell'esame di analisi matematica 1 e geometria prima di affrontare gli altri esami. Sì, tutti i test del mese di luglio e tutti quelli che si sono svolti fino adesso sono in modalità talk a casa, in modalità multi-talk, quindi si fanno tutti insieme, quelli di ingegneria, matematica e così via, e le date sono 20, 21, 22, 23, 24 luglio, se non ricordo male. Comunque maggiori dettagli sui nostri siti web, insomma. Grazie Daniele. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il professor Fabio Graziosi, il presidente del CAD di Ingegneria delle Telecomunicazioni. Non so se Fabio vuoi spendere appunto due minuti per presentarti e per presentare il tuo corso di laurea. So che eri impegnato in una commissione. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Sì, scusatemi, ho interrotto brevemente perché ci tenevo a presentare il corso. Sono in una condizione di connettività non ottimale, provo a mettere su anche la telecamera, se dovessero esserci problemi proseguo principalmente in audio. Allora, intanto buongiorno a tutti. Corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Provate a dimostrare la telecomunicazione, di solito parto così per presentare il corso. Un mondo senza telecomunicazioni oggi sarebbe impensabile, avete tutti quanti vissuto negli ultimi mesi questa necessità di essere a casa e quindi di dipendere molto di più che in passato dalla connettività, e avete apprezzato che cosa vuol dire su servizi reali, concreti, importanti, di collaborazione, di studio,
di mantenimento di contatti, di relazioni umane, sociali ed economiche. Quindi questo è quello di cui parliamo. In passato si è persa un po' la percezione dell'importanza di questo settore, oggi siamo nella fase in cui dobbiamo recuperarla appieno. Il corso di studi di laurea magistrale in ingegneria delle comunicazioni chiaramente è una delle naturali prosecuzioni del corso di laurea in ingegneria dell'informazione ed è strutturato in due percorsi, due curricula, uno che affonda più l'attenzione sugli aspetti diciamo di tipo tecnologico, quindi sulle tecnologie per le telecomunicazioni, sui sistemi hardware e software del mondo delle telecomunicazioni, mentre l'altro percorso è un percorso più orientato alle reti e ai servizi, quindi guarda più al supporto a servizi avanzati e innovativi sempre più rilevanti nell'ambito dell'offerta dei sistemi di telecomunicazione. Possiamo sicuramente, come per tutti i nostri corsi di studio, testimoniare una opportunità di essere di collocamento piena, più che piena, la domanda è sovrabbondante rispetto alla nostra capacità di offerta dal punto di vista della collocazione post lauream e abbiamo anche percorsi di master e di dottorato interessanti per chi fosse interessato a diciamo a proseguire anche nel post laurea nella formazione superiore il suo percorso. Aggiungo che di rilievo credo sia da sottolineare per il nostro corso di studi una serie di accordi doppio titolo che stiamo sempre di più estendendo, al momento quelli di maggior rilievo sono con Francia e Spagna, e che permettono ai nostri studenti di trascorrere il secondo anno del percorso presso università consociata, quindi con la quale abbiamo questo tipo di accordo, e poi poter ottenere un titolo che ha valenza doppia, quindi un titolo che vale sia come titolo rilasciato dalla nostra università, sia come titolo rilasciato dall'università che ospita i nostri studenti. Questa è una esperienza interessante, di rilievo, se volete è un qualcosa in più rispetto all'Erasmus, perché consente proprio di ottenere il titolo riconosciuto anche dall'altra università una volta che si sono concordati i programmi e modalità di interazione. Ecco, questo diciamo è la presentazione in estrema sintesi del corso di studi, che chiaramente si appoggia molto su tirocini e su attività in collaborazione con aziende, con operatori delle comunicazioni, con aziende che sviluppano tecnologie, ed è anche molto presente sulla città dal punto di vista dell'impulso che stiamo dando come settore alla ripartenza del sistema locale in chiave innovativa. Ecco, quindi ci sono dei progetti che poi hanno stretta correlazione con la didattica e che spesso si traducono in un'offerta di tesi di laurea o di tirocini, che riguardano le reti ottiche avanzate, riguardano il 5G, sapete che L'Aquila è stata ed è sarà sede di una sperimentazione 5G nazionale, che hanno a che fare con i sistemi e le telecomunicazioni da satellite, l'osservazione della Terra da satellite, che hanno a che fare con lo sviluppo di tecnologie hardware software per le telecomunicazioni. Quindi c'è un'ampia possibilità anche di interagire con realtà qualificate del settore, c'è un'ampia possibilità quindi, se vogliamo, anche di indirizzare le proprie scelte nel post laurea. Grazie Fabio. Domande, chiaramente sono a disposizione. Grazie mille. Sì, nel frattempo ci ha anche raggiunto il professor Stefano Di Gennaro, il presidente del corso di laurea di ingegneria informatica automatica. Stefano, non so se vuoi anche tu presentarti. Abbiamo 8 minuti prima della chiusura della sessione, vorrei coprire però altri 2 punti importanti, quindi se puoi appunto in 2 minuti presentarti e presentare il corso di laurea che porti. Sì, buongiorno a tutti quanti, sono Stefano Di Gennaro, sono il presidente del corso di laurea magistrale in ingegneria informatica automatica. E, io sono qui più in, una piccola toccata e fuga, perché in realtà fino adesso sono stato occupato per un progetto di ricerca e l'unica cosa che posso dirvi perché poi dopo lascerò la parola o al vicepresidente Carlo Cecati o Costanzo Mannes, vicepresidente in pectore, di parlare più approfonditamente sul corso di studi, che i nostri studenti sono coinvolti fortemente nelle attività di punta, diciamo, di ricerca, nei vari progetti di ricerca che noi abbiamo attivi.
Siamo coinvolti in varie attività, per esempio il progetto di ricerca di cui stamattina mi sono occupato riguarda essenzialmente applicazioni robotiche su delle key enabling technologies di punta per l'Europa. Il nostro plus, il nostro corso di studi è che oltre ad essere tecnologicamente avanzato e metodologicamente anche avanzato e accurato, abbiamo un rapporto con lo studente molto stretto, li conosciamo per uno sostanzialmente, e abbiamo, lo studente può rivolgersi a noi per qualsiasi necessità, evenienza, e prendere contatto direttamente con noi, quindi viene seguito in maniera molto puntuale. Ecco, io adesso lascerei appunto la parola a agli altri. Buona giornata. Grazie, grazie Stefano, grazie per l'intervento. Adesso mi permettete appunto di toccare adesso un punto importante in realtà sulla didattica del prossimo anno accademico, no? Sappiamo adesso, diciamo, la situazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, e sappiamo che la settimana scorsa si è riunita in seduta straordinaria il senato accademico del nostro Ateneo per decidere appunto le azioni da mettere in campo sulla gestione della fase 3. Adesso cosa possiamo dire a tal proposito allo studente, allo studentessa che deciderà di iscriversi al nostro Ateneo? Si ritroverà in aula a settembre con la didattica in presenza? Rivolgo la domanda al professor Muccini perché appunto è membro della commissione gestione emergenze del DISIM. Sì, grazie Davide. Allora, prima di tutto vi linko il comunicato che è stato fatto dal rettore appunto recentemente per averlo come punto di riferimento. Allora, noi cominceremo già dalla settimana prossima, avremo due lauree magistrali che si terranno del DISIM, si terranno in presenza, proprio per questa voglia di ritornare con tutta chiaramente l'attenzione del caso. Avremo, diciamo, quello che abbiamo definito anche che i precorsi di matematica a modulo di nuovo, che tutto, che la situazione rimanga come adesso, si terranno nella seconda settimana di settembre in presenza, e per quanto riguarda il prossimo anno accademico quello che è stato deciso è lezioni miste in aula e online. Cosa vuol dire? Vuol dire che da un punto di vista, cioè il più possibile, fatemi precisare, quindi modulo la capienza delle nostre aule rispetto a quelle che sono le normative che sono continuamente in evoluzione. Però cosa vuol dire mista in aula e online? Vuol dire che soprattutto per le matricole che hanno una priorità massima ci sarà la possibilità, modulo stante, ripeto, il contesto che rimanga quello attuale, di seguire tutte le lezioni in sede, ma con la possibilità di poterle eventualmente seguire online. La didattica in presenza non deve essere un must, deve essere un diritto. Questo è quello per cui noi stiamo lavorando anche come commissione delle emergenze del DISIM, con tutti i presidenti dei corsi di laurea da mesi e mesi, cioè garantire a tutti come diritto ma non poi come obbligo. Questo vuol dire appunto che ci sarà questa modalità mista. Stiamo ristrutturando le nostre aule. C'è un lavoro che il direttore sta facendo con il rettore e il direttore generale da mesi per in qualche modo garantire che questa didattica in loco, ma anche poi trasmessa sui nostri canali Teams, possa essere di grande valore sia per chi è in aula, ma soprattutto per chi è in aula, ma anche per chi non potrà venire in aula, con una nuova attrezzatura di digitalizzazione ulteriore delle nostre aule. Avremo, per concludere, stiamo lavorando su un'applicazione e dell'infrastruttura per poter effettuare un monitoraggio, del numero delle persone, delle prenotazioni rispetto a quelli che sono i nostri spazi. Alle 14.30 ho personalmente una riunione col direttore generale per discutere proprio di questi aspetti, e quindi garantiremo anche la sicurezza in termini di poi sapere qual è la situazione numerica all'interno degli spazi dell'università. Quindi questa è la situazione, c'è una grande volontà, leggete poi quel link che vi ho condiviso, c'è una grande volontà di far ripartire, soprattutto per chi comincia un nuovo percorso, in primis la triennale, ma anche per la magistrale,
in presenza, quindi dare quel senso di appartenenza, di convivialità che è fondamentale per l'università. Stiamo lavorando in quella direzione, ci stiamo attrezzando in quella direzione, c'è già questo comunicato, mano a mano usciranno altre informazioni più implementative, mano a mano che andremo avanti. Grazie, grazie Harry. Adesso abbiamo un minuto, un'ultima domanda per chiudere, la vorrei fare a Barbara su un aspetto importante riguardo l'inclusività del nostro Ateneo, no? E, cosa diciamo, possiamo dire per assicurare gli studenti e studentesse con disabilità e DSA che vorrebbero iscriversi ai nostri corsi di laurea? Allora, grazie Davide per la domanda, perché secondo me è un argomento veramente molto importante. E, allora, noi come Ateneo e in particolare come DISIM abbiamo una grande esperienza nell'affrontare la disabilità. In particolare la professoressa Anna Guerrieri, che vi ha parlato prima, è stata nella commissione disabilità per molti anni. E, questa grande esperienza ci rende capaci di adattare alle necessità di uno studente con questo tipo di problemi i corsi, gli esami e tutto quello che facciamo nel nostro dipartimento e nei nostri corsi di laurea. È molto importante, secondo noi, dare pari opportunità, quindi rimuovere tutte le barriere che impediscano il completo accesso al sapere degli studenti con DSA o appunto che abbiano un problema di disabilità o un disturbo dell'attenzione. Quindi siamo pronti e già attivi da molti anni in questo. Perfetto, grazie mille, direi che just in time, quindi sono le 11, diciamo che possiamo chiudere questa sessione, questa tavola rotonda. Ringrazio tutti i partecipanti e vorrei chiudere appunto dicendo a tutti gli studenti, a tutte le studentesse che ci stanno seguendo, che possono ovviamente raggiungerci via email, via presso tutti i nostri canali. Potete continuare ovviamente a scrivere domande anche sulle chat. Grazie a tutti. Passare a questo punto. Sì? Sono Antinisca. Volevo dire che un'ultima cosa per le ragazze, che il DISIM è anche molto attento alle ragazze. Vai, prego, guarda, siamo già in extra, vai. Sì, giusto velocemente, il DISIM è promotore del Student Camp. Stiamo lavorando da 3 anni per far conoscere le materie che noi chiamiamo STEM, racchiuse nei nostri corsi di laurea, appunto alle ragazze. Venite e iscrivetevi. È importante che voi siate parte della trasformazione digitale. E la trasformazione digitale include la matematica, l'informatica e l'ingegneria dell'informazione. Vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie, grazie. Ripasso a questo punto il token al padrone di casa, Francesco Gianzanti. Io sono un subaffittuario, il padrone di casa è il direttore, ovviamente. Ringrazio ovviamente tutti quanti voi per la disponibilità e per la professionalità con la quale avete esposto la vostra offerta formativa e risposto a domande che sono venute dalla chat o anche a domande che ragazzi avevano in mente ma magari non hanno fatto. E ovviamente adesso io non faccio altro che passare veramente il testimone come in una staffetta al Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche.